ammonta a 17.800.000 euro. Per quanto riguarda il costo complessivo del servizio, così come si ricava dal piano economico finanziario della TARI, ammonta a 17.810.636,12. La somma derivante dalle tabelle ammonta a 17.808.601,60. Ovviamente, come questo è un fatto sistematico, non c'è una leggera discrasia, perché naturalmente anche il DEF sono di 1.000 euro. Le somme rinvenienti dai prospetti sono 17.808.601,60. Poi però quando ti parla della transizione delle tariffe ti trovi 18.780.000. E io mi dispiace, non so fare questo, se non lo spiego non lo fare. Allora non ci vogliamo parlare, se vuole ti dico quali sono le cifre che fanno questo, così lei se le riscontra. 4.333.374,52 più 3.098.783,55 meno 309.878,36 più 4.911.150,73 più 5.775.271,13. Sono sono che lei riscontra all'interno dei prospetti. Poi se ci sono. Vabbè, adesso lo stesso caso.